È un piacere ritrovarvi tutte le mattine, carissimi telespettatori, alle 7:30 in diretta. Siamo qui, come sempre, dagli studi di Fano TV per leggere i giornali. Lo faremo tra un istante. Il santo del giorno, intanto, per cominciare e andare con ordine. Santi Maurizio, Candido e compagni. Oggi è martedì 22 settembre. Il sole è sorto alle 6:52, tramonterà alle 19:09. Guardate che bella giornata ancora questa mattina, fresca, perché è piuttosto fresca la temperatura questa mattina. Se forse riesco a prendere con il dito il punto giusto, riesco anche a chiudere la finestra. Ecco qua, 12 gradi, dicevo, 12-13 gradi questa mattina alle 7:30. Dunque, è una giornata sicuramente diversa dalle altre, con questa temperatura che ancora non sale, quindi fresco, fresco, ma con il cielo terso, pulito, un'aria piacevole, gradevole. Allora, oggi è martedì, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il transito di nuvole medio-alte. Le temperature sono in lieve aumento le massime e in diminuzione invece le minime. I venti soffieranno dai quadranti occidentali di brezza tesa con raffiche fino a vento moderato lungo la costa e di conseguenza il mare sarà da poco mosso a mosso. Per domani il tempo peggiora, vedete, mercoledì 23, parzialmente nuvoloso con nuvole e addensamenti cumuliformi nel pomeriggio e la sera. Nel pomeriggio avremo deboli rovesci sparsi nelle zone interne e occasionalmente queste precipitazioni verranno trascinate verso il settore costiero, quindi non si escludono piogge anche lungo la costa, in particolare sul settore settentrionale della regione. I venti sono sud-occidentali con raffiche fino a vento forte, le temperature in aumento, in particolare nei valori massimi. Per la giornata di giovedì, che cosa ci attende? Ci attende ancora una giornata perturbata con variabilità diffusa, pioggia mista a schiarite, le temperature in diminuzione, il mare sarà mosso. Il fine settimana e l'inizio della prossima avremo tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Apriamo il Messaggero, la pagina di Pesaro. La sanità in primo piano con le liste d'attesa. I medici sono contro, i professionisti bocciano infatti la proposta del presidente della regione Ceriscioli. Più possibilisti invece i sindacati, le assunzioni per i precari. Sull'ospedale unico i sindaci di Pesaro e Fano rimangono divisi nonostante l'ultimatum della regione. C'è chi lo vuole fare a Pesaro, c'è chi lo vuole fare a Fano. Insomma, andrà a finire che sarà la regione a decidere dove costruire, ammesso che ci siano i soldi, il nuovo ospedale. Poi, sempre sulla pagina principale del Messaggero, il crack della Vispesaro, Piccioni di nuovo in carcere, l'ex allenatore e dirigente della Vispesaro Enrico Piccioni è stato di nuovo arrestato per il fallimento del 2005 del club pesarese. Il premier porta Pesaro come modello virtuoso, Renzi cita il capoluogo per fare allentare i vincoli del patto di stabilità. Un disastro, dicevamo, il piano delle liste d'attesa, così le definiscono i medici, le organizzazioni, più offerta, più domanda. Servono reti territoriali, sono i medici di famiglia a dover fare da filtro. Un anno per un ecocardiogramma, il grande buco nero che irrita i cittadini. Nuovo ospedale, i sindaci restano divisi. L'ultimatum del governatore sulla scelta del sito non spaventa Ricci e Seri, fermi sulle proprie posizioni. Il primo cittadino di Pesaro dice decidiamo alla svelta e il suo collega di Fano confronto nella maggioranza. Poi si parla di economia. Scavolini, BS, Berloni e Cantiere Navale, poker per l'industria pesarese. L'autunno caldo di quattro tra le principali aziende del territorio all'insegna di innovazione, rilancio e ricerca di nuovi mercati. Ma la foto del Messaggero è per la foce del Foglia dove è tornato il tappo Biancani. L'assessore dice legge per rimuovere i detriti. Ancora da Monbaroccio la fusione fa paura. Domani sera il voto a teatro, in tanti vogliono esserci, ma il municipio è piccolo. Alle 17 invece si esprimerà Ancona. Per
preoccupazioni trasversali per l'accorpamento con Pesaro, la Proloco intervenuta ieri dicendo non cancelliamo l'identità del nostro paese. La pagina di Fano invece, il blitz al Grizzly, il centro sociale autogestito all'aeroporto, è diventato un caso politico. L'opposizione di centrodestra dice basta tolleranza, chiesto al sindaco di prendere le distanze e togliere all'assessore Mascarin la delega alla legalità. I genitori però dei ragazzi che frequentano questo centro difendono i figli, quello è un posto sano dove si cresce. Montano le polemiche dopo l'irruzione delle forze dell'ordine nella struttura occupata nella zona del vecchio aeroporto. Sotto successione di Minardi, il sarcasmo dei grillini, la nuova presidenza del Consiglio nel mirino dei 5 Stelle, balletto di poltrone e l'avvicendamento continua a slittare. Ma c'è la foto del sindaco Seri anche per i 100 anni di Maria Alessandrini. L'altra mattina Seri ha fatto visita alla signora Alessandrini nella sua abitazione di Caminate per festeggiare insieme i suoi 100 anni. Il sindaco le ha fatto un omaggio di un simpatico oggetto ricordo. All'incontro erano presenti anche i familiari della centenaria. Per i bambini invece delle scuole ora il pranzo è self-service. L'assessore Mascarin parla di un percorso educativo per l'autonomia degli alunni, Faggi Grigioni sapranno stupirci. E adesso cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico. Anche qui in apertura nella pagina di Fano la situazione politica con Christian Fanesi che potrebbe andare alla presidenza del Consiglio Comunale mentre Rosetta Fulvi in giunta. Uno schema invertito rispetto all'input iniziale, l'accordata dei quarantenni fa sentire il suo peso. Per un'operazione a costo zero l'assessore Barnesi tornerebbe part-time, Seri invece vuole prendersi la delega al turismo. Partito Democratico, congresso e nuovo segretario entro l'anno. Sopra Fano 5 Stelle, Minardi resta in consiglio, addio alle promesse. In campagna elettorale si era impegnato a non accumulare gli incarichi, ostruzionismo contro Ruscitti che è passato con Civati e il suo gruppo che si chiama Possibile. Mascarin via la delega alla legalità, le opposizioni contro le dichiarazioni dell'assessore per sanare l'occupazione abusiva del Grizzly, lui replica, fischi per i fiaschi, dice rivolgendosi alla minoranza. In questo modo è stato smentito il sindaco Seri che aveva detto il contrario in consiglio comunale. Poi ancora altre notizie che potrete leggere sul quotidiano Corriere Adriatico, tra le quali c'è anche questa qua, i cercatori di preziosi smarriti deturpano i parchi pubblici. Il Fanese Bertulli segnala come gli oggetti rinvenuti sulle aree demaniali vadano consegnati al comune. Saranno anche degli Indiana Jones alla ricerca di tesori scomparsi, ma è fuor di dubbio che chi usa il metal detector in terreni di proprietà comunale o demaniale è fuori legge. Contro chi si dedica a questa pratica insorge Francesco Bertulli, un fanese testimone di come tali ricercatori non solo setaccino le concessioni balneari o le spiagge libere alla fine della stagione estiva, ma deturpano i parchi pubblici cittadini scavando buche e devastando anche campi da calcio per trovare fantomatici tesori nascosti. Andiamo adesso sull'altra pagina del Corriere Adriatico, quella di Fano e Valle del Cesano, perché in apertura si parla di una manifestazione che è la cacciata di Mondolfo, che saluta l'estate con un pienone. Straordinario successo della rinnovata manifestazione, la sfida del Barciale alla contrada del Castello. Sotto invece a Saltara pronta la mozione per l'Unione a due, accelerano Saltara e Serungarina, non possiamo perdere le risorse che la fusione sbloccherà. E poi a Mondavio invece
ancora no alle trivelle nelle valli del Cesano e del Metauro, giovedì un incontro con gli esperti. A Orciano, grazie sindaco per aver realizzato il sogno di tutti, i cittadini scrivono a Bacchiocchi dopo l'avvio della ristrutturazione dell'impianto sportivo polivalente di Orciano. Da Senigallia invece bambini lasciati fuori dalla scuola e i genitori della Aldo Moro protestano, possono essere avvicinati anche dai pedofili, questo è il timore. Poi ancora da Pesaro, raid vandalico contro i cacciatori, a chiusa di Ginestreto sono state squarciate le gomme di 13 auto, Malavolta dice patrocino le cause. E questo riguardo appunto a questi cacciatori che sono stati presi di mira e quindi gli hanno bucato le ruote mentre questi erano a caccia, mentre a Mercatello sul Metauro un'altra scossa di terremoto nella notte alle 22:44, la magnitudo era piuttosto bassa, 2.5 della scala Richter. A Pesaro ha arrestato l'allenatore Piccioni, deve scontare 3 anni e mezzo di carcere per il fallimento della Vis Pesaro nel 2006. Il provvedimento della Corte di Appello di Ancona è per bancarotta fraudolenta. Poi vedete, migliora la commercialista travolta da un'auto pirata, Cristina Madori, consigliera comunale fuori pericolo, solo escoriazioni per il marito Gastone Grassetti, noto pilota. Ma la notizia è che, e qui andiamo sul Resto del Carlino, che è stato arrestato l'investitore di Cristina Madori. L'ucraino era ubriaco, deve rispondere di lesioni gravissime ed omesso soccorso. La consigliera comunale stava camminando a lato di via Barsanti insieme al marito, improvvisamente l'auto gli è sopraggiunta alle spalle, travolgendoli tutti e due. La consigliera è commercialista, ha varie fratture a livello vertebrale. L'intervista però al comandante della Polizia Stradale Colantuono, dice il comandante, i pirati hanno le ore contate, chi fugge viene al 99% catturato. La pagina di Fano, Minardi ancora presidente, rivoluzione rinviata ad ottobre, le nuove nomine non prima della seduta dell'8, il settimo assessore sarà a costo zero, perché dicono i 5 Stelle attaccando questa scelta di Minardi di restare al suo posto, perché non si è ancora dimesso e non lascerà il Consiglio Comunale. L'altra pagina del Carlino, opposizione, ora la caccia è a Mascarini, il blitz di sabato ha unito il fronte della minoranza. Dalla pagina 14, paracadutista, la cronaca, paracadutista a terra male, condizioni gravi, in Urbinate, ricoverato all'ospedale, si tratta di Daniele Salvi, di 33 anni, che appunto ha subito gravi lesioni. Arriva Nao e siamo a Marotta, Nao è il docente robot, il progetto porta la firma del professor Giuliano Fattorini, questo robot si trova all'Istituto Comprensivo FA di Bruno, molti saranno i vantaggi derivanti dalla diffusione di questa nuova tecnologia. E poi l'ultima notizia, un po' inquietante, eccola qui, anche se ormai la stagione è finita, quindi ora che arriverà la prossima forse ci si dimenticherà che a Baia Flaminia già due volte, anche se questa è quella più eclatante, guardate questa ferita, è la ferita di un morso di un pesce, una bagnante è stata morsicata, era vicina agli scogli, ha sentito all'improvviso un dolore atroce e quell'animale che non voleva lasciare la presa. È descritto molto bene in questo articolo e quindi chi può se lo legga, aggredita alla coscia, sotto shock, potrebbe trattarsi di una murena, lo dice il professor Corrado Piccinetti che è direttore del laboratorio di biologia marina di Fano, che è stato ascoltato dal giornalista del Resto del Carlino, parla di diverse specie di pesce, parla di anguilla, di grongo o di murena, però escludiamo la prima perché non ha i denti, escludiamo il secondo perché li ha in fila, insomma potrebbe essere una murena, possibile, ma sarebbe comunque un evento davvero molto raro. Leggetevi l'articolo, chi vuole, chi è curioso, perché è un articolo interessante, siamo a Baia Flaminia, nella zona di Baia Flaminia di Pesaro, e qualcuno racconta che più o meno una cosa simile era già successa
un mese fa. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è terminata, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, arrivederci a domani. We'll be right back.